farlo. La battuta onorevole, dopo questa visita, insomma, ha voluto testimoniare la solidarietà dopo un fatto oggettivamente molto grave. Sì, ho voluto portare la solidarietà qui appunto alla caserma dei carabinieri di Aprilia, perché io insomma, sono rimasta molto colpita dalle immagini che appunto sono state pubblicate, delle minacce, della spocchia di qualche malavitoso che pensa di poter intimidire gli uomini appunto dei carabinieri e con loro lo Stato nel suo complesso. Invece lo Stato c'è, reagisce, e quindi penso che questi uomini e queste donne meritino assolutamente la solidarietà e l'attenzione della politica. Fratelli d'Italia su questo ha fatto tante proposte, tante battaglie negli ultimi anni. Se quel carabiniere avesse anche lontanamente reagito, certo, sarebbe stato indagato lui, certo. E penso che questo non vada bene, penso che gli uomini e le donne in divisa vadano messi nella condizione di operare al meglio, di fare bene il loro lavoro, e che invece lo Stato in questi anni abbia fatto di tutto per impedirlo. Questa è la ragione per la quale continuiamo a lavorare, per chiedere inasprimento, in parte è stato fatto ma si può fare meglio, delle pene per violenza, minaccia pubblico ufficiale, va rivisto il reato di tortura, che si configura in maniera molto diversa dall'idea di tortura, perché parla addirittura di una pena fino a 15 anni per un esponente delle forze dell'ordine per minacce psichiche verso un criminale, lei si figuri. Quindi c'è bisogno invece di una politica che sappia difendere e difende la nazione. La zona comunque sia calda, questa di Aprilia vicino a Roma, tra Latina e Roma, è una zona comunque sia difficile, no? È una zona difficile, ma a maggior ragione, intanto non bisogna mai, appunto, su queste cose non bisogna mai generalizzare, certo. L'idea che poi, la possibilità che passi l'idea che Aprilia, no? Invece qui c'è un sacco di gente per bene, e poi come in tutte le realtà c'è anche qualcuno che non rispetta le regole, l'importante è isolarlo. L'importante è isolarlo, l'importante è avere le istituzioni che sappiano dare le risposte, la presenza della politica anche per rendersi conto di come si possono affrontare i problemi. Qui ci sono problemi che manca a farlo apposta, riguardano in alcuni casi Roma, le case popolari di Roma, quindi insomma io anche da consigliere comunale di Roma sono venuto a dare un'occhiata, perché poi se la capitale continua a scaricare le sue difficoltà su appunto sull'Interland, sui comuni insomma, in qualche maniera vicini, non aiuta, e quindi magari possiamo anche lì fare qualcosa dalla capitale, dai vari livelli della politica. Ma concretamente cosa si potrebbe fare per potenziare, diciamo, gli strumenti del